Buongiorno, buongiorno e buon martedì 19 dicembre. Il titolo si è un po' forte, i tendini saltano, le scatole girano, però è proprio lo stato d'animo che oggi hanno tanti tifosi del Milan. Perché i tifosi del Milan volevano, vogliono festeggiare la bella vittoria contro il Monza, gol spettacolari, ho rivisto per l'ennesima volta il terzo gol del Milan. Meraviglioso dribbling di quel campione che è Van Gogh Reinders, pallone dentro per Giroud, geniale come Kurt Gödel, il passaggio a Okafor e Okafor, bam, mette la palla in rete. Stupendo! È un gesto tecnico meraviglioso, un'azione fra le più belle del Milan degli ultimi anni. Per rapidità, classe, precisione nel passaggio, genialità nell'assist e sicurezza nel tiro a rete. Dovevamo festeggiare Jhon Carlos Simic, il debutto non solo autorevole per quello che riguarda il gol, ma autorevole in tutti i sensi, proprio perché ha giocato con una inaspettata forse sicurezza per coloro che lo conoscevano solo per le partite di Youth League o di campionato primavera e non immaginavano un impatto così felice in Serie A nel suo debutto. C'era da festeggiare la posizione del Milan al terzo posto, ancora più resa salda dalla vittoria contro il Monza. Insomma, tante, tante gioie nella domenica, ma tutto si è vanificato, o perlomeno non esageriamo, molto si è vanificato. Tanto è vero che Vittoria Amara aveva già il senso del disagio da parte del tifoso rossonero. Signori, è inutile parlare di cifre, ma le diciamo lo stesso, le leggo, non le seguo. Quasi 30 infortuni, dei quali 19 muscolari. Ma il titolo è ancora più calzante perché l'infortunio muscolare è grave, ma l'infortunio tendineo è ancora più grave. I tendini saltano, le scatole girano. Perché il nostro caro Mr. Wolf Pobega rischia l'operazione. Potrebbe andare presto come sempre in Finlandia, dal professor Orava, specialista dei tendini, che con il suo staff ha appena operato, credo che abbia già operato Cuadrado, anche lui problemi al tendine d'Achille. Però dal professor Orava, mai come in queste settimane, in questi mesi, è andato il nostro dottore Stefano Mazzoni. Per Ciao, che rischiava l'operazione, ci è voluta una visita là. Per Florenzi, che è stato operato. Per Kalulu, che è stato operato. Sportiello ha rischiato, sì, muscolo, ma con interessamento anche del tendine. Per fortuna ha retto. Sportiello è fra i guariti insieme a Pellegrino. Guariti non vuol dire che gioca domani, vuol dire che può iniziare rifare la preparazione per essere in condizione di essere a disposizione di Pioli. Non sappiamo quasi quando, ma speriamo molto presto. Dunque, queste continue visite dal professor Orava, che ha operato anche Florenzi, è un problema. Mi dicono, stanno lavorando e pensano di aver capito quale sia il problema. Chiaro che poi ti viene la domanda naturale, ma non potevano, visto che purtroppo una delle caratteristiche negative di una pur esaltante esperienza rossonera di Stefano Pioli è proprio quella contraddistinta dai tanti infortuni. Quindi questa è la situazione. Pobega potrebbe essere operato e vuol dire perderlo, visto che Florenzi, per un'operazione non so quanto simile,
probabilmente un po' meno grave, anzi un po' più grave, è stato fuori da agosto a febbraio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono 6 mesi. Non vorrei pensare a che Pobega abbia ormai finita la stagione, visto che siamo a dicembre. Mi auguro che non sia grave e che possa rientrare magari per aprile-maggio, però il Milan perde un'altra pedina a centrocampo. Oggi parleremo nel video delle 13 cosa può cambiare anche diciamo, le strategie per il mercato. Non va bene. Dicono sì, forse abbiamo capito. Speriamo, speriamo perché anche a livello del valore del giocatore, anche a livello economico per la società che deve tornare sul mercato, avere altri problemi, è una situazione veramente dove girano le scatole. Ho parlato di cose belle e divertenti della domenica, è stato ieri il giorno del sorteggio, è capitato il Rennes. Una squadra con la maglia rossonera, una squadra che è sest'ultima del campionato francese. Mi sembra che abbia un curriculum di sole 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, una cosa del genere. Ma dovevamo quasi essere contenti, non dico festeggiare, non è il caso, ma essere fiduciosi, essere, parliamo la francese, confidenti. Avere confiance per questo turno che ci vede nettamente, nettamente, non vado alla scaramanzia, parlo di calcio, parlo di, diciamo, di livello tecnico, ci vede nettamente favorevoli. Milan ha una grande chance di arrivare fra le prime 16 agli ottavi di finale di Coppa. Dopo la semifinale essere agli ottavi di Coppa, dove potrebbe incontrare certamente, se dovesse battere il Rennes, il Liverpool, il Bayer Leverkusen, sono quelle che fanno più paura, non parliamo degli italiani in questo momento. Ma poi ci sono gli abbordabili Slavia Praga, l'abbordabile abbordabile West Ham, abbordabile Brighton, quindi può giocare, ma quale Milan sarà? Che giocatori avrà a disposizione Stefano Pioli? Mi dispiace per Stefano Pioli, ribadisco questo concetto. Sarà lui forse o senza forse il colpevole, non lo so, la sua preparazione, la sua metodologia, ma mi dispiace. Mi dispiace perché è un allenatore che ancora ha tanta voglia di mettere le sue idee, di trovare degli schemi nuovi, degli stimoli nuovi per i giocatori, ma c'è qualcosa che non va nella preparazione o estiva o durante l'anno o nella metodologia degli allenamenti, perché mentre gli infortuni muscolari possono certamente capitare a tanti giocatori, ma questi interessamenti del tendine mi fanno capire che la muscolatura dei giocatori forse non è sufficiente per gli sforzi che i giocatori del Milan, i giocatori in generale devono sopportare. E allora ecco che va a lavorare più il tendine del muscolo. Quindi è lì che secondo me, da ignorante se volete, bisogna lavorare. Mi dicono, e ve lo dico per la terza volta, dicono abbiamo capito. Va bene, io non guardo più il passato, guardiamo il futuro, che non devono esserci più incidenti. Pobega rischia di essere operato e non parlo di Okafor, lesione al muscolo profondo, al semimembranoso, che è un'altra parte del flessore. E signori, se tanto vi dà tanto, oggi è il 19 di dicembre, lo rivedremo, pensate, così lontano. Il 19 o il 26 di gennaio. Quindi pensate ancora 3, 4, 5 settimane fuori Okafor. Giocatore fondamentale che si era già fatto male nell'altra gamba per far respirare quel povero meraviglioso giocatore che è Giroud, per dare una mano a Leao. Entra bene Okafor. È un giocatore
che sto apprezzando per la velocità, il brio, la classe. Ieri, ricordavo, ieri parlavo con un amico, la prodezza domenica quando è andato via all'uomo per poi tirare, effettuare un bel tiro parato dal solito grande di Gregorio. E quindi girano le scatole, perché Milan è una squadra forte con i suoi elementi. È una frustrazione, lo ribadisco. Adesso vediamo. Pioli, mi dispiace, perché c'è il grande rischio, care amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. C'è il rischio che Pioli, che ci ha regalato un meraviglioso 2020 d'estate, il secondo posto l'anno dopo, il primo posto l'anno dopo, ancora l'anno scorso, fra le prime quattro, rischia. Immeritatamente, forse, però indubbiamente c'è questo rischio di essere ricordato come l'allenatore non di una meravigliosa, emozionante avventura che ha portato il Milan a vincere il campionato, ma visto la tendenza generale degli ultimi mesi, queste critiche all'allenatore del Milan, rischia di essere ricordato, e mi dispiace, come l'allenatore. Ah, quello dei tanti infortuni. E non è giusto per il lavoro di Pioli, non è giusto per le soddisfazioni che ci ha dato Pioli, però c'è questo rischio. Però, come dico io, c'è la sindrome del caffè. La sindrome del caffè è quella che oggi fa dire all'allenatore dei tanti infortuni, perché è l'ultimo sentiment, appartiene questa sensazione agli ultimi avvenimenti, lasciando lontano un meraviglioso scudetto vinto. Ma la sindrome del caffè può essere ancora utile, perché se veramente hanno trovato la soluzione agli infortuni, e ci saranno uno o due infortuni leggeri, normali, che possono capitare in tutte le squadre, e il Milan chiuderà bene questi 6 mesi che rimangono alla fine della stagione, la sindrome del caffè potrebbe essere in questo caso favorevole a Stefano Pioli. In questo momento la sindrome del caffè fa pensare agli infortuni più che allo scudetto. Speriamo che i prossimi 6 mesi lo merita, la voglia di sperimentare, la voglia di trovare soluzioni, la voglia di essere sempre propositivo, anche rischiando, anche soffrendo, lo merita diciamo, la mentalità e la passione di Pioli. Lo merita. Però se non trova la soluzione, la sindrome del caffè, temo, lo condannerà a un ricordo che Pioli, secondo me, non merita. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.